In questo video tutorial parliamo dei percorsi interattivi nel mondo di GoSpaces, a che cosa servono e come crearli. Allora, prima di tutto servono per poter far muovere degli oggetti tipo biciclette, macchine lungo dei percorsi, per far incontrare delle persone durante uno storytelling oppure per far volare per esempio gli uccelli nel cielo e i pesci nel mare. Per creare un percorso ci serve la libreria di GoSpaces e il coding. Entriamo nella libreria in basso, si seleziona l'icona Special e si seleziona il percorso trascinandolo all'interno del vostro GoSpaces. Cercate la categoria Special e selezionate il vostro percorso. Possiamo modificare il percorso scalandolo oppure selezionando le paline e trascinandolo verso i punti di interesse. Quando facciamo un doppio clic sul nostro percorso abbiamo due possibilità: uno di cambiare il nome e due vediamo scritto sotto PED. In questo punto possiamo definire meglio la visibilità del nostro percorso, possiamo decidere di renderlo visibile o invisibile nella play mode e possiamo anche allargarlo, specie questo è interessante quando creiamo delle strade, per esempio. Per facilitare il processo di coding possiamo modificare il nome del nostro percorso. Ora è il momento di selezionare l'oggetto. E tramite la funzione Attach appaiono le paline blu chiaro e selezioniamo dove vogliamo attaccare il nostro oggetto. Passiamo a Code nel programma Code Blocks e selezioniamo il blocchetto blu con la dicitura Move on Pad. Auguro a tutti che questo video tutorial sia di stimolo alla creatività. Di nuove idee. Un piccolo regalo per gli entusiasti: potete partire con GoSpaces per un mese intero tramite il sito edu.gospaces.edu. Potete creare un account gratuito come docente. Una volta che siete entrati nella pagina principale, scorrete fino in basso, a sinistra trovate una piccola icona a forma di medaglia, lo selezionate e poi selezionate la terza possibilità a destra, Activate Trial, ovvero attivate il periodo di prova. Quando scade il periodo di prova, tutti i lavori creati possono essere ancora consultati, ma non modificati e nemmeno condivisi. Chi ha intenzione di pubblicare i lavori all'interno di un ebook, un ThinkLink o altre piattaforme, vi consiglio di copiare i codici embed o i link prima della scadenza del periodo di prova. Ovviamente ogni lavoro creato rimane quindi visibile e una volta che una classe decide di attivare l'account premium, tutti i lavori possono essere nuovamente modificati. Grazie per l'attenzione e buon divertimento e buon apprendimento con GoSpaces.